Ed ora io ero veramente misero, al di là della peggiore miseria dell'umanità. Una bestia bruta, quella della quale avevo sprezzatamente distrutto il compagno. Una bestia bruta causava in me, a me uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, un così insopportabile dolore. Ahimè, né di giorno né di notte ebbi più il conforto del riposo. Durante il giorno la creatura non mi lasciava solo un istante, e durante la notte ad ogni ora mi destavo da sogni di inesprimibile orrore per trovarmi il fiato caldo della cosa sul volto ed il suo enorme peso, come di un fantasma notturno incarnato che non ero in grado di scrollare via, eternamente incombente nel cuore. Sotto la pressione di tali tormenti, quel poco di buono che c'era ancora in me scomparve del tutto. Pensieri malvagi, più neri e più malvagi dei pensieri divennero i miei soli padroni. La durezza abituale del mio carattere divenne odio per tutte le cose, per tutta l'umanità, così che degli improvvisi e frequenti e incontrollabili scoppi di furia alla quale ciecamente mi abbandonavo divenne vittima sempre più frequentemente, ahimè, la mia povera moglie, che paziente sopportava tutto senza lamenti. Un giorno ella mi accompagnò per una qualche faccenda domestica da sbrigare nella cantina dell'edificio, nel vecchio edificio nel quale la nostra povertà ci costringeva ad abitare, ed il gatto, seguendomi giù per la scala, mi fece quasi ruzzolare a capofitto, irritandomi quasi all'esasperazione. Afferrata un'ascia, dimenticando nella mia furia la paura infantile che aveva sempre trattenuto la mia mano, vibrai all'animale un colpo che, se fosse disceso su di lui come volevo, sarebbe stato mortale. Ma il colpo venne fermato dalla mano di mia moglie. Il suo intervento mi trascinò in una furia ancora più demoniaca. Svincolai il braccio dalla stretta e le affondai la scure nel cervello. Ella cadde senza vita sul posto, senza emettere un lamento.